Eccoci qui per la seconda parte di questo lavoro. Ci eravamo fermati a questo punto la settimana scorsa, un'incisione su bicchiere, e adesso dobbiamo personalizzarlo. Andiamo a fare un'incisione con un nome proprio della persona a cui vogliamo regalare questo bicchiere. Come per la prima parte, abbiamo scritto col computer e stampato il nome. A questo punto lo attacchiamo con un po' di carta gommata all'interno e andiamo a ripassare i contorni. Sto usando sempre la stessa punta, una punta diamantata con un mini trapano ad alta velocità. Si tratta di uno strumento molto preciso e leggero, facile da impugnare, si usa quasi come se fosse un pennello. Mentre lavoro devo poter girare il bicchiere nella posizione più adatta, quindi non vado a fissarlo, ma lo tengo con una mano e lo giro, lo sposto man mano che faccio il tratto. Prima di tutto traccio il contorno, poi lo andrò a ripassare e a perfezionare. Il tracciato sotto mi serve proprio per darmi una linea di lavoro.
Una volta finito il contorno del nome, tolgo la carta. A questo punto dovrò andare a perfezionare alcuni punti che non sono venuti bene e a fare tutto il riempimento. Grazie.
Ecco che siamo quasi arrivati alla fine di questo lavoro. È un lavoro un po' lungo, ma alla fine il risultato è decisamente soddisfacente. Ecco qui, spero che vi sia piaciuto. Si può personalizzare qualsiasi tipo di vetro. Qua lo vediamo ancora sul fondo nero, dove risalta di più è venuto davvero bene. Vi ringrazio per l'attenzione, continuate a seguirci. Naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e visitate anche il nostro sito elettronicadidattica.com. Troverete tanti spunti per i vostri hobby creativi. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto!